Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui su Destiny. Lo so, il protocollo è stato nerfato e tanti di voi mi stanno già chiedendo ma cosa userà e cosa useremo con le nostre streghe solari per fare danno ai boss. In generale, cosa useremo comunque con la strega solare. Allora, partiamo dal presupposto che sicuramente riuscire a trovare un'alternativa che faccia lo stesso danno che facevamo con il protocollo prima, e quindi avere questo gap molto molto ampio tra noi che usavamo il protocollo e tutti gli altri che facevano DPS con le armi normali o con le build normali, sarà molto difficile da colmare, perché il protocollo comunque aveva la possibilità di farci fare veramente tantissimo danno in più rispetto ai nostri compagni di squadra, soprattutto quando si parlava appunto di boss fight e raid e comunque tutti quei contesti in cui eravamo fermi in una pozza a fare danno. Però ci sono delle alternative molto interessanti che comunque ci permetteranno di fare altre cose, forse anche meglio del protocollo, ma quella parte lì, ragazzi, di danno probabilmente dovremo in parte scordarcela. Ho visto qualcosina che si può fare con, per esempio, l'espressione della verità, volendo, sempre solare, dove appunto il buff serve al secondo stregone in squadra per far sì che abbia più o meno lo stesso regen di granate rispetto a prima con il protocollo, però è un po' più difficile da far proccare e soprattutto avete bisogno di due stregoni solari con l'espressione della verità per farlo funzionare. Quindi a quel punto, per tutti quelli che magari hanno un solo stregone, a quel punto ci sono due pozze, due cose che, insomma, a livello di team comp non è il massimo. Comunque, come vi dicevo, oggi parleremo di un'altra build, che è quella dei bracciali del sole, che sicuramente è tornata in auge dopo l'arrivo del solare 3.0, perché hanno ricevuto un rework e si va a matchare perfettamente con la nostra sottoclasse, creando una delle build più forti e divertenti anche da utilizzare. Sicuramente c'è qualcosa che va fatto in più rispetto al protocollo, quindi avremo bisogno di fare più passaggi prima che questa build sia al massimo potenziale rispetto al protocollo, dove bastava fare una pozza, tirare un gruzzolo o sparare qualche colpo con l'ossio strega ed eccolo lì che appunto avevamo le granate infinite. Qui è un po' più difficile, tra virgolette, mettiamolo difficile, però è altrettanto divertente. Vi faccio vedere questa, anche se ci sono, anche se c'è un'altra build che vi farò vedere per andare a sostituire il protocollo, quindi questa sarà la prima di due alternative che vi proporrò per il protocollo. Detto questo, la intro è stata abbastanza lunga, iniziamo e andiamo a vedere di che cosa parliamo oggi. Allora, eccoci qua. Quindi, bracciali del sole. Cosa sono i bracciali del sole e che cosa fanno dopo il rework? I bracciali del sole hanno spirali a elio, aumenta la durata di granata solare, le uccisioni corpo a corpo forniscono energia illimitata alle granate solari per un breve periodo di tempo. Quindi, come vedete, stiamo cambiando completamente fascia, quindi non siamo più con le granate a fusione, ma siamo con le granate solari. Anche il corpo a corpo e tutta quanta la build rispetto a come siete abituati ad utilizzarla con il protocollo cambierà drasticamente, perché ovviamente i bracciali del sole hanno bisogno di un altro tipo di gameplay. Quindi sicuramente incentrati sul corpo a corpo che ci servirà per far partire le granate, granate che ovviamente grazie ai nostri frammenti e alle nostre nature saranno molto forti e ne potremo tirare veramente tante. E però come si incastra tutto questo? Andiamo a vedere subito la sottoclasse. Allora, nella sottoclasse, come vedete, sia il salto che il corpo a corpo, che la granata, che anche le nature sono cambiate rispetto a quelle del protocollo. Allora, tuffo della finice al posto delle classiche pozze ci servirà per attivare il nostro ristoro per due, quindi oltre ad avere un danno abbastanza buono e una pulizia all'interno del campo di battaglia eccezionale, con questa build saremo anche letteralmente permacurati, cioè non, praticamente sarà molto difficile morire anche se siamo in aria, se facciamo in giro, se facciamo cose ai mob, sarà molto ma molto difficile. Mentre alta temperatura è attiva, ottieni ristoro durante il tuffo e bruci i bersagli quando tocchi a terra. Questa parte qui di bruciare i bersagli quando tocchi a terra sarà molto importante per far partire bracciali del sole. Schiocco inceneritore, schiocca le dita per creare un ventaglio di scintille incandescenti che esplodono e bruciano i bersagli. Questa parte della bruciatura di questo pezzo in particolare è molto importante, perché se noi per esempio lanciamo il corpo a corpo, bruciamo i bersagli, ma i bersagli non muoiono, rimarrà comunque la bruciatura dello schiocco. In un secondo momento, se noi applichiamo altre cariche di bruciatura a questo, quindi non so, tiriamo un'altra granata, oppure facciamo come vi dicevo il tuffo della fenice, oppure utilizziamo un'arma con incandescente e a quel punto un bersaglio vicino muore grazie a
la primissima bruciatura, quella bruciatura lì conterà come uccisione corpo a corpo, che automaticamente farà partire il perk dei bracciali dal sole. Calcolando poi che andremo ad utilizzare il tizzone delle ceneri, che applica più cariche di bruciatura ai bersagli, calcolate che un colpo di schiocco inceneritore e un tuffo della fenice intorno o vicino ad un bersaglio automaticamente farà partire un innesco. Quell'innesco lì automaticamente conterà come uccisione corpo a corpo, che automaticamente farà partire appunto il nostro bracciale del sole, che ci permetterà appunto di spammare le nostre granate solari. Quindi sarà molto importante, secondo me, avere questa triade, diciamo così, tra schiocco inceneritore, tuffo della fenice e tizzone delle ceneri. Per far sì che però il tuffo della fenice abbia questo perk di bruciare i bersagli e di applicarci ristoro, che è molto molto importante, dovremo andarci, ahimè, a togliere slancio di Icaro, che come sapete è una delle mie abilità preferite, soprattutto in PvE, perché vi permette di muovervi più velocemente all'interno del campo di battaglia e eventualmente anche di non morire se qualche mob eventualmente cerca di buttarvi di sotto. Ma andremo ad utilizzare alta temperatura. Puoi sparare, colpire con il corpo a corpo e lanciare granate mentre plani. Se premiamo E, quindi la nostra granata, e mangiamo la granata, quindi la consumiamo come se fosse divoramento, per esempio un culo da vuoto, consumando l'energia delle granate, i colpi di grazia a mezz'aria aumentano la durata di alta temperatura e forniscono energia del corpo a corpo. Quindi avere alta temperatura attivo, quindi mangiarsi la granata prima di iniziare a fare tutto quello che vi ho già spiegato, ci permette di applicare ovviamente le cariche di bruciatura con il tuffo della fenice e far partire il ristoro, soprattutto con il tuffo della fenice. Stando in aria poi, visto perché abbiamo alta temperatura, avremo la possibilità di recuperare automaticamente il corpo a corpo non appena facciamo qualche kill anche con le granate, perché anche le kill con le granate contano a far sì che questo perk di alta temperatura, che ci permette di recuperare energia del corpo a corpo, funzioni. Quindi l'ideale sarebbe, il gameplay loop ideale per questa cosa qui sarebbe, prima di entrare all'interno di uno scontro, appunto mangiarsi la granata, identificare i nemici con i quali possiamo, tra virgolette, a far partire il perk, a quel punto fare il corpo a corpo, fare un Phoenix Dive, quindi fare un tuffo della fenice, a quel punto cominciare a spammare le granate grazie i bracciali del sole, e se riusciamo sarebbe meglio farlo quando siamo in aria o quantomeno saltare tra una granata e l'altra. Questo ci permetterà di far partire appunto il perk di alta temperatura e recuperare subito dopo il corpo a corpo per ritornare di nuovo ad utilizzarlo insieme eventualmente al tuffo della fenice e continuare a spammare granate. Il recupero del corpo a corpo è fondamentale e quindi alta temperatura sicuramente funziona benissimo in questa combinazione. So che tanti di voi utilizzano ancora lo slancio di Icaro in questo setup, andando eventualmente a togliere il tuffo della fenice, ma sappiate che vi togliete una gran parte di loop di gameplay e di recupero del corpo a corpo, che secondo me è importante. Per quanto riguarda i frammenti invece, sto utilizzando il tizzone dell'Empirio, che è molto importante secondo me per quanto riguarda avere il ristoro per due, soprattutto nelle condizioni più difficili, dove magari i nemici ci fanno tanto danno e non abbiamo la possibilità di uccidere troppo spesso questi mob e far partire i bracciali del sole, ma riusciamo a far partire il tuffo della fenice, automaticamente il ristoro ci rimane lì per qualche secondo. Il tizzone dell'Empirio ci permette di aumentare questo tempo di ristoro uccidendo con le armi solari e le abilità solari, quindi anche le granate. Quindi avere un'arma solare in accoppiata con questa build è assolutamente ottimo. Poi tizzone della risolutezza, i colpi di grazia con le granate ti curano, siccome ne tireremo tantissime, le kill con le granate saranno tantissime, avere questo ci permette appunto di aumentare la nostra sopravvivenza. Tizzone della scottatura, la tua abilità di classe si ricarica più velocemente quando bruci i bersagli, sempre tornando al tuffo della fenice ci servirà, quindi praticamente abbiamo la possibilità di recuperare il corpo a corpo stando in aria grazie ad alta temperatura, e il tuffo della fenice grazie a tizzone della scottatura, grazie a qualsiasi cosa utilizzeremo per bruciare i bersagli, che siano le granate, che sia lo stesso tuffo, che sia il corpo a corpo o che siano le armi appunto con incandescente. Ultimo, quello che vi avevo fatto già vedere, applica i più carichi di bruciatore e bersagli grazie al tizzone delle ceneri, che ci permette di fare la combo con corpo a corpo, tuffo, innesco. Vi ricordo che poi l'innesco, insieme alle granate e a tutto quello che spareremo solare, ci permette anche di stunare i campioni inarrestabili, quindi da non tenere assolutamente in non considerazione.
Per quanto riguarda gli altri pezzi, le mod e le armi, come vi dicevo, sicuramente un'arma con incandescente o comunque che applica cariche di bruciatura è molto importante da avere. In questo momento io sto utilizzando la lente di Prometeo, che mi sta piacendo veramente molto ad utilizzare con questa build, ma qui potete andare anche ad utilizzare il classico mini strumento Calus con incandescente, qualsiasi altra arma con incandescente, attenzione. Anche l'impatto solare ha ricevuto quel buff durante l'ultima patch del 20% di danni in più. Con l'impatto solare avrete anche delle esplosioni che vi permetteranno di appunto avere ancora più sotto controllo il campo di battaglia, ed è sicuramente un'arma da tenere in considerazione. Poi ovviamente le altre stanno a voi in base al contenuto che appunto state facendo. Per quanto riguarda le statistiche, visto che il corpo a corpo lo recuperiamo così in fretta grazie ad alta temperatura, il mio corpo a corpo in questo momento è basso. Se invece avete scelto di non utilizzare alta temperatura, di andare invece ad utilizzare lo scatto di Icaro, e non avete la possibilità di guadagnare energia del corpo a corpo in quel modo lì, ovviamente qui la forza dovrebbe essere più alta, e anche qualche mod probabilmente dovrebbe essere diversa. A proposito di mod, cosa sto utilizzando? Sul casco sto utilizzando doppia polvere alle armi, perché sicuramente faremo tantissime kill con le granate. E poi sto utilizzando anche un man in alto, perché ovviamente una kill quasi sicuramente con il corpo a corpo la faremo per proccare il perk, quindi sicuramente una sfera di luce la faremo. Come vedete non sto utilizzando niente che mi permette di fare le sfere con le armi, perché comunque in questo caso non ci interessa. Sui bracciali del sole sto utilizzando ovviamente potenza di fuoco, che è quello che mi permette di fare le sfere di potere in questa build. E poi detonazione rafforzante, fornisce energia delle abilità di classe quando infliggi danni con una granata, e di danni ne faremo tanti. E attacco concentrato, fornisce energia dell'abilità di classe quando infliggi danni con un corpo a corpo. Quindi come vedete non sto utilizzando nessuna carica di luce, proprio perché le mod e il modo in cui è settata la build ci permette già di essere tra virgolette autosufficienti, quindi non serve avere cariche di luce. Se proprio volete utilizzarle, quello che vi consiglio di fare è andare a mettere i picchi sulle gambe in base appunto al danno che volete. Se per esempio siete all'interno di un contesto di raid e state utilizzando, che non so, il testa calda, vi mettete il picco delle armi ad arco. Se siete all'interno di un contesto tra virgolette più semplice e volete che la vostra arma primaria faccia più danno, in questo caso solare, appunto mettetevi i picchi dell'arma solare, potrebbe essere sicuramente un'alternativa. Sul petto ovviamente resistenze di tutti i tipi in base al contenuto che state facendo, queste qui è importante cambiarle. Sulle gambe in questo momento io non sto utilizzando i picchi, ma bensì sto utilizzando assoluzione, riduce il recupero di tutte quante le abilità ogni volta che raccogli una sfera di potere. Qui volendo potete andare a mettere non solo due di queste, ma una sola di queste, e poi qui andare a mettere sconsiglio già meglio il recupero, perché tanto avremo ristoro che ci copre da tutte quante le nostre cure, e in più avremo anche la cura della kill sulla granata, quindi sono due cure che avremo addosso durante tutto questo gameplay. Quindi queste due potrebbero essere un po' ridondanti e potrebbero non servire. Volendo potete andare a utilizzare invigorimento nell'eventualità in cui, non so, sbagliate la rotation, non riuscite a recuperare il corpo a corpo eccetera eccetera, e potete andare a mettere due di queste volendo, per essere più tranquilli ed essere sicuri di recuperare il corpo a corpo. Ma basta che saltiate ragazzi e sparate a qualcuno in aria e il corpo a corpo ve lo recuperate, quindi anche qui non sarà un problema. Stessa cosa per la granata, l'alternativa è sicuramente anche sfere di recupero, che vi permette appunto di avere energia per quanto riguarda la nostra abilità meno carica. Sul patto invece abbiamo razziatore, dopo aver usato la tua abilità di classe il colpo di grazia successivo con un'arma genera una sfera di potere. Perché no? Un'altra sfera in più. E poi doppia estensione, riduce il recupero del corpo a corpo quando utilizzi l'abilità di classe. Questo perché estensione, noi andremo ad utilizzare il corpo a corpo, e scusate, intendevo dire noi andremo ad utilizzare l'abilità di classe subito dopo il corpo a corpo. Quindi il corpo a corpo sicuramente non avrà energia, automaticamente non appena noi andremo a fare il corpo a corpo sarà zero. Faremo il dive, quindi il tuffo della fenice, automaticamente avremo un piccolo guadagno di energia del corpo a corpo che male comunque non fa. Quindi ragazzi, questa era la build per quanto riguarda i bracciali del sole, una build che vi permetterà di pulire in una maniera incredibile. Ci sono dei piccoli trick per fare anche del danno, per esempio ci hanno fatto anche Riven in solo, tutte queste cose molto carine che ci permettono appunto di staccare tante granate sul soffitto, perché il problema delle granate solari è che non accumulano
accumulano il danno della singola granata, ma il danno aggiuntivo, quindi quello che si può accumulare, è dato dai picchi di lava intorno alla granata. Quindi quelli sono quelli che vi danno il danno aggiuntivo. Quindi l'ideale sarebbe quella di non tirare tutte le granate addosso ad un bersaglio, ma piuttosto intorno, o appunto come si fa in alcuni casi, sopra sul soffitto, per far sì che quello che va a fare danno siano appunto i picchi di lava che escono dalla granata solare. Detto questo, ragazzi, questa è la build dei bracciali del sole. Arriverà anche quella con l'altro protocollo, per farvi vedere come andare a sostituire il protocollo stellare, appunto, che come sappiamo è stato nerfato. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate, cosa andrete ad utilizzare dopo che il protocollo sarà nerfato, e soprattutto perché. Io vi ringrazio come sempre di aver guardato il video, e noi ci vediamo alla prossima.